Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un'altra parte extra della mia guida in italiano di Pokémon Cristallo. Bene, in questa parte andremo a sconfiggere l'ultimo vero allenatore di tutto il gioco. Chi è che sarebbe? Enea. Sì, avete capito bene, Enea. Allora, lo troveremo qui a Smeraldopoli, dentro la casa lotta, allenatori, come cavolo si chiama. E comunque è una speciale allenatore che ha soltanto tre Pokémon, che sono i tre starter del gioco, tutti e tre a livello 50. E per di più, per cambiare allenatore dovrete fare scambio attraverso Bluetooth, gli infrarossi del Game Boy Color. Il primo Pokémon che manda è Meganium, a livello 50. Io ve l'ho detto che ce l'ha tutti e tre. Comunque va bene. Allora, io mando in campo Kadabra soltanto per provarlo e utilizzo la mossa Psichico. La mossa Psichico gli toglie molta vita. E Meganium cercherà di utilizzarmi la mossa Veleno Polvere, soltanto che fallisce. Quindi, riutilizzo di nuovo la mossa Psichico. La mossa a effetto lo colpisce e Meganium questa volta gli viene tolta altra vita. Perfetto. Adesso invece mi utilizza la mossa Body Slam. Body Slam invece mi può causare qualche problemino in più. Per fortuna non mi paralizza. A me basta utilizzare ancora un psicoraggio facendo in modo che Meganium venga sconfitto. Una volta sconfitto Meganium, gli rimarranno soltanto due Pokémon e uno di questi è Fraligator, che manderà in campo adesso. Io mando in campo Victreebel a livello 62, quindi molto più forte rispetto a Fraligator. Allora, eccolo qui, il mio Victreebel, pam, pam, col quale utilizzo Giga Assorbimento. Giga Assorbimento lo colpisce in pieno, è super efficace e sicuramente lo sconfigge in un colpo solo. Quindi, bene, sconfitto. Perfetto. Ora, l'ultimo Pokémon che rimane a Enea è soltanto Typhlosion. Quindi io cambio il mio Pokémon e mando in campo Tyranitar. Comunque, come avevo detto, questa qui è una delle ultime sfide che ci sono nel gioco. Altre invece ce ne sono ancora, ma sono più complicate. Purtroppo non le faccio vedere perché altrimenti basta. Ah no. Ah no, è vero, le prossime parti ci saranno dopo. Oh, che scemo. Questa parte l'ho registrata prima. No, l'ho registrata dopo rispetto alle parti che ho fatto adesso. Vabbè, comunque, con Tyranitar utilizzo Terremoto. La mossa è super efficace e lo colpisce in pieno. Bene, ragazzi, un'altra parte extra della mia guida in italiano di Pokémon Cristallo è finita. Spero che vi sia piaciuta. Votate, commentate, iscrivetevi e attendete le ultime due parti extra che caricherò domani, che è martedì. Ciao ragazzi, e vi aspetto alla guida di Mario Kart, così almeno la finirò. Bye bye.